Benvenuto, benvenuta in ACI69 Crypto Trading. Parliamo oggi di Sui e del possibile airdrop. Ne parlavamo nei gruppi riservati qualche tempo fa, dove ho pubblicato un tweet molto interessante, dove si parla di possibili futuri airdrop per il Layer 1, per il Layer 1. Se e solo se, quindi non è sicuro al 100%, Sui farà un airdrop e si vocifera in giro per chi ha letto questo post nei gruppi riservati ACI69, che ci sarà un airdrop da qui ai prossimi mesi, potrebbe essere un ricco airdrop. Basti pensare agli airdrop di EVMOS oppure agli airdrop di Uniswap e tanti altri, dove con veramente piccole operazioni, semplici operazioni, quando questi progetti come Sui lo è adesso, sono in testnet, quindi in test, piccole operazioni hanno portato anche a ricevere un airdrop di 401 in quel caso, e anche per EVMOS, insomma, airdrop dell'ordine di 2.000-3.000 dollari. Per Uni qualcuno ha ricevuto anche 16-20.000 dollari all'all time height del coin. Quindi vediamo adesso tutti i passaggi per fila e per segno. Per chi è già nei gruppi riservati, ti invito a rileggere questo tweet e adesso ci andiamo a prendere l'occorrente. Che cos'è Sui? Innanzitutto andiamo su CoinMarketCap, cerchi Sui, SUI, clicchi e il sito internet ufficiale è sui.io. È una blockchain di primo livello, che significa che forse sotto a Sui si potranno creare altri nuovi mondi, altre nuove blockchain, ed è ancora in test. In un altro video, se ti va, scrivimelo sotto nei commenti, approfondiremo questa blockchain. Adesso andiamo a vedere i passaggi passo passo. Quindi, per candidarci per un possibile airdrop e quindi prendere dei Sui gratis, poi sta a te decidere se rivenderli oppure conservarli per il lungo termine, ci serve il Chrome Web Store. Quindi prendi, apri il tuo browser, che sia Chrome o anche Brave Browser, va bene lo stesso. Se sei un purista delle cripto, avrai Brave Browser, va bene lo stesso, e cercati su Google Chrome Web Store. A questo punto, qua nelle estensioni, devi cercare sul tuo Chrome Web Store Sui e troveremo tre wallet. Noi li utilizzeremo tutti e tre. Ti metto comodamente nella descrizione di questo video gli step con tutti i link che andiamo a utilizzare, tutti gli ingredienti per la ricetta per candidarci e guadagnare bei soldini. Si spera, perlomeno ci proviamo perché ci vuole 10 minuti. Andiamo a prenderci Sui Wallet, andiamo a prendersi Suiet Wallet, che è sempre un wallet ufficiale per Sui, e Ethos Sui Wallet, che è anche il più diffuso e il più utilizzato. Partiamo dal primo, quindi clicca su Sui Wallet. Per installartelo ci dovrebbe essere, ecco, mi sposto di qua, il bottone aggiungi che non trovavo. Clicca aggiungi e fai aggiungi estensioni. Queste sono semplici e comode estensioni per il tuo browser Chrome o Brave Browser. Come vedi, l'estensione è installata. Clicchiamo Get Started. Devi creare un tuo wallet, ovviamente puoi anche importare un wallet che già esiste. Clicca Crea Wallet, imposta una password, ripeti la password, clicca che hai letto i termini, clicca Crea Wallet, interrompo un attimo la registrazione perché adesso verranno mostrate le 12 passphrase, la passphrase, le 12 parole chiavi per recuperare questo wallet. Quindi appuntatele, clicca anche te, metti la tua password, ripetile un'altra volta, ricordatelo ovviamente, clicca Crea Wallet, appuntati, copiati da qualche parte in un posto sicuro le combinazioni per la tua cassaforte e andiamo avanti. Perfetto, dopo che ti sei appuntato le 12 parole segrete, fai copia, incollatele, scrivetele anche con la vecchia carta e penna, dove anch'io prendo appunti. Andiamo e clicca avanti con il bottone questo verde o azzurro e hai finalmente il tuo Sui Wallet. Ora facciamo due step. Come puoi vedere, questo, quando clicchi in alto sulle tre lineette orizzontali, cioè sulle opzioni, un po' anche come Brave Browser, ormai la grafica per fortuna si è un po' standardizzata. Quando clicchi in alto qua puoi vedere che stiamo sul network, sulla rete DevNet, quindi stiamo sulla rete di sviluppo, non stiamo ancora in produzione. Sui ancora non è una blockchain attiva ed è per questo che noi ci candideremo per l'eventuale futuro airdrop. Quando clicchi puoi scegliere adesso tra locale, quindi se sei uno sviluppatore, sviluppi programmi sul tuo computer, sulla tua macchina, o DevNet.
In futuro, in teoria, ci dovrebbe essere di default l'opzione della rete vera, dove forse, speriamo, riceveremo l'airdrop. Quindi questo è il primo appunto. Questo è il tuo indirizzo SUI di test di sviluppo. Come vedi, ah, ecco, c'è qua il bottone richiedi DevNet SUI tokens. Ieri, per esempio, ho provato, mi sono un po' studiato, mi sono preparato per questo video. Spero quindi di darti valore aggiunto. Se è così, pollice all'insù, iscriviti, campanellina e condividilo. Grazie. Ieri non funzionava, vediamo che oggi dovrebbe funzionare perché avevo provato prima. Quindi clicchi con questo bottone e hai richiesto 0,05 SUI di test. Questa è la cosa più importante. Come vedi, non te li fa chiedere più. Perché? Perché anche i token di test sono abbastanza, tra virgolette, rari. Allora, la prima operazione che facciamo è andiamo qua sugli NFT. Perché? Perché più utilizziamo questo wallet e più ci possiamo candidare per futuri eventuali airdrop. Quindi dobbiamo cercare di sperimentare, testare anche nel tempo, quindi non solo oggi, anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le funzionalità di SUI wallet. Poi andiamo anche sugli altri wallet. Come vedi, gli NFT non ne ha nessuno, ma quando vai qua sulle apps e scorri, ci sono svariate funzionalità. Ti invito a testarle tutte, ma la prima che facciamo è mintiamo, cioè coniamo un NFT associato al nostro SUI wallet. Quindi clicca Mint NFT. Vediamo se funziona, ovviamente, perché stiamo in DevNet, ci potrebbe essere qualcosa che non va e adesso non va. Usiamo quindi questa app, questa qua sotto. Sui Mint NFT, ci clicchiamo sopra, ci chiede di connetterci al wallet SUI che abbiamo appena creato. Come vedi, apre questa finestra e chiede i permessi per connetterci al tuo wallet SUI. Quindi fai connetti, così interagiamo il più possibile con il wallet SUI e con la blockchain SUI per candidarci per un possibile airdrop di migliaia di dollari, non di pochi spiccioli. Allora, come facciamo a creare il nostro NFT? L'esempio è questo. Diamo un nome, scriviamo AC69 Crypto Trading, che è il nome del canale YouTube. Descrizione, facciamo uguale, tanto adesso serve per fare una prova e stiamo anche in test. Serve l'URL dell'immagine. Quindi cerco, te cerca un'immagine che ti piace sul web, cerchiamo AC69 Crypto Trading. A proposito, se questi contenuti Quando questi contenuti sono di tuo gradimento, pollice all'insù, condividi, dai una smossa all'algoritmo di YouTube, iscriviti con la campanella, così non perderai i prossimi. Prendiamo questo logo, eccolo, che è anche quello del nodo Nomic che abbiamo online, ce lo salviamo, chiamiamolo Download 2 oppure lo chiamiamo AC69, ok? Ce lo salviamo, tac. A questo punto diamo il path, cioè il percorso, a questa app. Ah no, a parte neanche serve il salvataggio, vedi, chiede proprio l'URL dell'immagine, quindi vai sull'immagine che vuoi, per la quale vuoi creare l'NFT, tasto destro, copia l'indirizzo dell'immagine, andiamo sull'app, tasto destro, incolla, che Dio benedica chi ha inventato il copia e incolla, e clicchiamo crea. Vediamo se funziona. Ci apre una nuova finestra per mintare. Come vedi, ci richiede 10.000 di gas fee, ma noi abbiamo preso allo step prima i token di prova, quindi facciamo a prova e a questo punto ce la dovrebbe aver creata. Vediamo, dovrebbe essere questo l'indirizzo. Come facciamo a capire che ce l'ha creata? Semplice, se riclicchi, in teoria dovrebbe essere un pezzo unico, quindi dovrebbe incazzarsi, non si è incazzato. Andiamo sul SUI wallet e vediamo i nostri NFT. Quindi torniamo in alto, se ce la faccio. Eccolo qua, alla sezione NFT, eccolo qua, come vedi ha creato Example NFT, Example NFT, che è un'immagine PNG, perfetto, ed ha il suo unico indirizzo univoco nella blockchain SUI, correlato, quindi legato all'URL, questo. Infatti l'abbiamo cliccato 2 volte. Come vedi è in test e l'immagine non è che si vede ancora bene, probabilmente dovranno migliorare questo. Vediamo a metterla a schermo intero. Vedi, ancora non ce la fa vedere, quindi sicuramente gli sviluppatori devono migliorare qualcosa. Ma il primo step è stato fatto, ovvero abbiamo mintato, quindi coniato, una NFT, anzi due, correlate all'immagine di AC69 Crypto Trading.
Secondo step, quindi chiudiamo il mint dell'NFT, andiamo su Coins, chiediamo altri token di prova, non ce li fa chiedere, quindi adesso che facciamo? Facciamo il trasferimento dal Sui Wallet all'altro wallet che ti avevo detto all'inizio, che si chiama Suite Wallet. Quindi andiamo su, anzi facciamo con Ethos Wallet. Quindi andiamo sul Chrome Web Store, vai sul Chrome Web Store, cercati Ethos Sui Wallet e clicca Aggiungi. Clicca aggiungi estensione, aggiungila al tuo Chrome o Brave browser. Ti metto comodamente il link sotto nella descrizione del canale, dove trovi anche tante promozioni e tanti bonus per farti guadagnare. Spero di darti valore aggiunto. Stesso identico procedimento. Sfruttiamo l'Ethos Wallet, mettiamocelo anche in modalità notte, che così non ci abbaglia, non ci spacca le pupille. Creiamo un nuovo wallet come prima, poi segnati la tua passphrase, e quindi occhio, adesso taglio questo pezzo di video perché è segreta, te appuntatela, copiatela, mettitela da qualche parte, in modo che fra qualche mese, fra 6, 7, 8 mesi, quando ci saremo dimenticati, ti avvertirò comodamente con un video o con un messaggino nel gruppo pubblico Telegram AC69 Crypto Trading, dove siamo quasi 300. Iscriviti gratis, link sotto in descrizione, e dice: oh cavolo, guarda un po', devo ritirare quei 2000 dollari di Sui, quei 16.000 dollari di Sui, quei 100 dollari di Sui. Sicuramente, probabilmente sarà una bella sorpresa. Ok, frase, passphrase salvata, quelle 12 paroline in inglese. Qui mettiamo la nostra, la tua password. Ricordatela, confermala una seconda volta. Clicchiamo salva ed eccoci qua che abbiamo attivato anche il Sui Wallet. Perché ci installiamo anche questo wallet e poi il Suiet Wallet? Perché facciamo anche una transazione di token, quindi clicchiamo Use Faucet, che è il rubinetto, ovvero con questo bottone puoi richiedere token di prova. Considero una cosa, in questo video sono 2 giorni diversi che lo registro. Perché? Perché a un certo punto, ieri, non funzionava più la rete di test. Perché? Perché magari gli sviluppatori di Sui l'hanno tirata giù, hanno sviluppato, hanno messo in produzione dei nuovi aggiornamenti. Quindi anche te abbi pazienza e non essere cattivo con te stesso. Fallo, però non rimandare. Fai questi passi che ti faccio vedere, mi ringrazierai fra qualche mese. Quindi clicchiamo Use Faucet una, due o tre volte. Come vedi, arrivano dei token gratis. E a questo punto facciamo così: andiamo sui wallet e facciamo send e ci copiamo l'indirizzo del nostro wallet Ethos. E ci spediamo, ok, qui abbiamo 0.04, facciamo 0.02 e ci spediamo sull'indirizzo, dove che si mette l'indirizzo? Andiamo su Ethos Wallet e ci spediamo, abbiamo 0.15, facciamo 0.05, 0,05, non ce li fa spedire, prendiamone un po' di più, ce li spediamo su il Sui Wallet. Quindi fai anche di questo trasferimento bene, anzi male, perché il Ethos Wallet ci dà errore. Come vedi, la faucet, il rubinetto non funziona, quindi possiamo ritornare sul Sui Wallet, possiamo richiedere da qua, dalle opzioni dei nuovi DevNet token. Come vedi, puoi provare dopo 56 minuti. Perché? Perché i token della DevNet sono limitati. Quindi Ethos Wallet pure ci fa lo stesso scherzo, non ci dà nuovi token. Beh, in attesa di risolvere il tutto, aspettiamo 56 minuti. Anche te non colpevolizzarti, abbi pazienza, magari fallo in 2 giorni questo procedimento, ma fra qualche mese probabilmente raccoglieremo i nostri frutti. Approfittiamone per installarci il Sui Ethos Wallet. Io mi ero già preparato, quindi cerca sempre sul Chrome Web Store alla voce estensioni, scrivi Sui. Clicca invio che ti conviene, ed è il secondo Suiet Wallet. L'iconcina è questa specie di polipo, questo sole con le onde. Suiet Wallet, clicchi, aggiungi l'estensione e ti trovi una cosa del genere. Dov'è? Eccolo qua. Ti trovi questa iconcina del Suiet Wallet. Quindi ci clicchi sopra, crei con il terzo wallet, il Suiet, un nuovo wallet, scegli la tua password. Ora, come sempre, interrompo la registrazione perché ci sono le passphrase, cioè le parole chiavi, e ti invito a registrarle, a conservarle, perché ci serviranno per ritirare eventuali airdrop.
Ed eccolo qua, come vedi, abbiamo aperto il nostro wallet. Ci dice che sulla DevNet i tuoi asset potrebbero essere wiped periodically, cioè potrebbero essere spazzati via periodicamente, quindi non ti incazzare se come me è successo che avevi magari 0,15 sui e il giorno dopo te ne ritrovi 0. Perché? Perché spesso gli sviluppatori stanno testando, stanno sviluppando, azzerano un po' il tutto. Quindi clicchiamo la voce airdrop. You have been rate limited, come vedi siamo stati, non dico bannati, ma bloccati perché stiamo facendo troppe richieste di airdrop, ovvero di token di test, però potremmo riceverli. Quindi clicca qua su ricevi, andiamo sul Sui Wallet, chiudiamo e proviamo a spedirli. Quindi clicchiamo su send, qui dobbiamo mettere l'amount di Sui. E ce lo copiamo paro paro, vediamo se funziona, se ce li fa spedire a multipli 0,04. Come vedi, toglie la virgola, fai le tue prove, magari un bug, e adesso non è possibile spedirli. Quindi cerca anche te di trovare una soluzione di spedire Sui, token Sui da un wallet a un altro. Come vedi, il wallet Suiet ha le stesse voci, airdrop, ricevi e spedisci. Poi qua ha altre voci come Mint NFT, quindi ti invito a mintare un NFT anche qua, dopo aver ritirato i token Sui di test. Stesso procedimento che abbiamo visto prima per il wallet Sui, anche qua in Suiet lo puoi fare. E poi le sue decentralized apps, cioè le dApps. Suya Movex, che ti invito a guardare e a utilizzare, soprattutto Blue Move, che è interessante, dacci un'occhiata, consenti. Questo è un marketplace NFT dove qualche tempo fa avevo visto dei token nel launchpad qua, quindi anche se clicchi qua, go launchpad, eccolo qua. Come vedi, adesso non c'è niente che puoi comprare di test, di NFT di test, pagandoli ovviamente col Sui. Nei giorni e settimane passate c'era qualcosa, ma sono subito finite. Proviamo a connettere il wallet. Ok, connettiamo questa volta il Suiet Wallet e quindi vedi, ci apre l'estensione. Clicca connetti, e comunque è un'altra operazione fatta. Ah, ecco, no, ci sono qualche NFT, c'è Vodafone Pax. Ok. E upcoming e ended sono finite, sold out, tutti sold out anche adesso. Vedi, ce ne sono di nuovi, ma sono sold out. Andiamo sul launchpad e ci rimanda qua. Ok, come vedi, ci sono, costavano il mint price 10.000, credo che la virgola sia migliaia, 10.000 sui. Ne erano disponibili di questi NFT con i cani colorati creati da Amit. 5, presi tutti e 5, quindi non c'è più niente, ma comunque hai connesso il tuo wallet Suiet a Bluemove, che è il marketplace per gli NFT di Sui. Clicchiamo su Sui Faceit, ok, e come vedi siamo riusciti a ottenere qualche Sui, e poi ti fa attendere 10 secondi, quindi in teoria vediamo che forse ne abbiamo ricevuto qualcuno. Comunque, al di là dei wallet Sui, cerchiamo anche, qui c'è l'opzione per lo schermo scuro, se ti interessa, cerchiamo anche di disconnetterci da qua, da Bluemove. Perché? Perché ci riconnettiamo sempre a Bluemove, il nostro wallet invece che Suiet, Sui. Vedi, poi il terzo, in terza posizione c'è Eidos Wallet. Wave Wallet non l'ho ancora provato, quindi ci connettiamo anche Sui Wallet al marketplace Bluemove, ci chiede la password, vediamo se parlo e scrivo e ce la faccio, forse sì, anche se sono rincoglionito stamattina. Adesso ci prendiamo un caffè. Ok, wallet connesso con successo, quindi abbiamo connesso anche sui wallet. Launchpad è sempre sold out, quindi non c'è nessun NFT da comprare. Clicchiamo, disconnettiamo sui wallet, riclicca connetti wallet, e chi connetterai adesso? Eidos Wallet, ti ricordi questo blu che ci eravamo installati? Quindi riandiamo qua, clicchiamo connetti ad Eidos Wallet, coming soon. Come vedi, ancora non è predisposto per essere connesso. Bene, abbiamo fatto un po' di operazioni. Una cosa che ci tengo a farti vedere, a parte il canale YouTube, iscriviti, qua c'è il canale Telegram, ci clicchi e lo apri e ti unisci gratis. Perché
perché condivido strategie pratiche di trading, staking e airdrop come questa che stai guardando per aiutarti a creare un'entrata passiva di almeno 3.000 euro al mese con le cripto. Ed è possibile. Quindi opening web, aprilo sul web e clicca unisciti, così non ti perderai neanche i prossimi e soprattutto l'avvertimento di quando eventualmente questi token verranno rilasciati, che è un ghiotto bottino. Un'altra cosa che ci tenevo a farti vedere, ecco, sono altre applicazioni. Torniamo su Sui, quindi questo con la goccia, torniamo qua, ce lo piazziamo di qua. Altre applicazioni interessanti, sugli NFT ce li siamo mintati, applicazioni interessanti da farti vedere, ma io ti direi, provali tutti. Qui vedi le connessioni attive, quindi dove questo wallet è connesso, come vedi è un Sui wallet demo, ci siamo connessi su Bluemove, risulta, tutto questo potrebbe partecipare all'airdrop. Altra cosa interessante è l'attività, cioè che cosa hai fatto, vedi abbiamo mintato due NFT, abbiamo ricevuto 0,5 Sui di test e via dicendo, tutto contribuisce all'eventuale airdrop. Adesso andiamo sulla Dapps, ti volevo far vedere GotBeef, che è una app decentralizzata che serve per creare scommesse on-chain sul Sui Network. Come funziona? Where do the hardest come from? Dacci un'occhiata. Ancora, come vedi, ancora sembra un po' in via di sviluppo. Quindi questa è un'altra app interessante che ti invito a guardare, cercare di connettere il tuo Sui Wallet su questa app. Altra app che ti invito a fare, mi sembra che funzioni, Eidos 2048, che è un gioco, forse lo conoscerai, io non è che perdo tanto tempo sui giochi, ma clicca Get Started, ti puoi registrare per giocare a questo gioco con la tua email oppure con cosa? Col Sui Wallet. Poi ci registriamo anche e ci connettiamo anche con l'Eidos Wallet, come vedi. Come vedi, il gioco devi giocarci, come funziona? Qui ci sono le istruzioni, funziona con le frecce del computer, quindi cerchiamo di finire il gioco. Record 148, adesso non vado avanti, però ci starei le ore. Dopodiché clicca qua in basso Claim, come ti ho fatto vedere, e clicca approva per cercare di mintare questa ricompensa. Perfetto, andiamo avanti anche col gioco, cerchiamo di fare 256. Beh, ragionaci un attimo e giocaci. Comunque ci siamo connessi. Adesso facciamo logout. Perché fai logout in basso a destra? Perché se magari ci libera ce lo possiamo pure chiudere. Qui, perché andiamo su Eidos Wallet e facciamo la stessa cosa, cioè connettiamo il nostro Eidos Wallet, questo viola, aspettiamo che carica, andiamo sulle dApps, sulle Decentralized Apps, non qui sono gli NFT, qui ci apre la dashboard dell'Eidos Wallet e ci dovrebbe essere anche lo stesso gioco. Comunque ce ne sono anche altri di giochi, quindi ti invito, come vedi è molto simile, questo si chiama Sui 8192. La prima cosa da fare è connettere il tuo wallet, quindi Eidos Wallet in questo caso, ce lo connettiamo e a questo punto puoi mintare un nuovo gioco con gli NFT. Clicca approva, quindi ti invito anche a testare le sue app, magari è interessante. Clicca di nuovo approva, abbiamo i token di test, quindi possiamo farlo e adesso puoi giocare. Giocare anche a questo gioco. Ovviamente non è che ti tengo qua a guardare i giochi. Altra cosa interessante che ti volevo far vedere è l'identità sui nomi. L'ultimo servizio a cui dedicherei attenzione per adesso è Sui Names. Che cosa significa? È l'identità digitale sul futuro ecosistema Sui. Ovvero, puoi cercare un nome tipo ACI69, mi sembra che io l'avevo già bloccato, ok? Come vedi ACI69.sui è disponibile e adesso costa solo un millesimo di Sui. Connetti il tuo wallet, metti la password ovviamente, unlock wallet e con i token che abbiamo preso gratis dal Fiuset, clicchi connetti e a questo punto vedi, è disponibile, questo è il prezzo di questo nome, ACI69.sui, clicca claim, cioè prendilo, firma la transazione, quindi fa approva e a questo punto, se funziona, perché stiamo sempre su test, dovrebbe, eccolo qua,
averlo preso con successo. Quindi come fai? Attiva il nome, clicca, facciamo anche questo passaggio, clicca approva, quindi firma la transazione per attivare questo name e a questo punto è successo. Di conseguenza ce lo dovremmo trovare sui nostri nomi. Sicuramente sulle nostre attività, vedi Minted, AC69 qui alla voce Activity, se ci clicchi sopra ce lo dovrebbe far vedere, eccolo qua, e puoi andare anche sull'Explorer della DevNet ovviamente per vedere dove è stato mintato. Quando ritorni su suinames.com, quando sei loggato con il tuo Sui Wallet, se vai sul profilo in teoria, ecco qua, devi vedere i tuoi nomi prenotati. Mintane, ovvero prendine un paio, ad esempio prendiamo anche AC69 Crypto Trading, ti invito a guardare il sito perché lo stiamo completando, altrimenti il mio blog video ripetizioni. AC69 Crypto Trading.sui, facciamo di nuovo un'altra operazione claim, approva di nuovo, fallo anche te, fallo con un nome a caso, con qualche nome che ti piace, con la consapevolezza che questa è la DevNet, quindi magari torni domani, attivalo intanto, che ci facciamo questa chiacchierata. Firma la transazione, torni domani e non ti trovi più niente. L'importante però, ok, lo abbiamo abilitato, è che sullo storico delle tue attività, sia sul Sui Wallet che l'altro e anche su questo qua, Etos Wallet, quando hai la voce Activity, risultino, vedi le chiamate, il name service, il name, Sui Names mintato, gli NFT mintati, cerca di fare delle attività e a questo modo non solo ti candidi all'eventuale airdrop che ti ricordo per altri token è valso tantissimi dollari, anche 16.000 dollari agli all time height, ma soprattutto aiuti gli sviluppatori a vedere che funziona. Sicuramente viene ricompensato per due motivi, gratitudine e secondo, se avverrà questo airdrop come tutti gli altri che trattiamo qua sul canale AC69 Crypto Trading, dove vi invito a iscriverti in maniera totalmente gratuita, clicca anche qua su Telegram, unisciti, campanella, pollice in su, condividi, e gli sviluppatori distribuiranno questi token sui eventualmente per rafforzare la blockchain e decentralizzarla al massimo. Bene, spero di esserti stato utile, buon airdrop, buona candidatura per l'airdrop, ti invito al prossimo video. Da Leo, AC69 Crypto Trading, un caro saluto. Ciao e grazie.